Buongiorno a tutti. Ringrazio questo comitato di essere oggi qui presente perché è una cosa per me molto importante. Io, diciamo, sono promotore di queste battaglie in Sardegna, di Capo Teulada soprattutto. Ho iniziato nel 96 e fino a oggi sono ancora combattendo, diciamo, questi militari che portano nella nostra zona non benessere, ma bensì portano disoccupazione, carestia e malattie e anche morte. Mi dovete scusare perché il mio linguaggio non è noto, perché io a scuola non ci sono andato. Sono da 6 anni lavorando con mio padre per mantenere la famiglia, perché io sono il maggiorenne, eravamo 7 in famiglia, perciò la scuola mi è mancata. Scusatemi perché non mi posso esprimere come io vorrei. Però ci sono riuscito a sensibilizzare l'opinione pubblica in Sardegna, diciamo, e a darci anche ragione, darmi anche ragione di quello che io ho fatto, perché io faccio il pescatore e questi militari, diciamo, forse NATO, non solo militari italiani, ma bensì gli americani soprattutto, venivano nel nostro territorio e non ci facevano lavorare. E noi siamo arrivati a un punto veramente che c'era la fame. Fino al 96 abbiamo tenuto, poi dopo il 96 siamo scesi in campo facendo battaglie, diciamo, tutti i giorni. Abbiamo iniziato con 4-5 persone e siamo arrivati, diciamo, al massimo, coinvolge i pescatori. Eravamo 700 pescatori, non è mancato nemmeno uno, tutti ci hanno seguito in queste battaglie qui. E era dura, durissima. Quando c'era la sinistra abbiamo combattuto per un paio d'anni e ci hanno dato un indennizzo. Quando sparavano ci davano, diciamo, 60.000 lire al giorno quando sparavano. Quando non sparavano non ci davano niente, però ci facevano lavorare nella zona, diciamo, interdetta, dove non si poteva pescare per 365 giorni all'anno. E noi per andare a pescare dovevamo fare chilometri e chilometri. Però questi soldi non erano sufficienti. Abbiamo chiesto un risarcimento danni, diciamo, più equo per campare la famiglia e non ci è stato risposto mai niente. Facevamo delle manifestazioni e tutti erano sordi, muti. Allora ho deciso di fare veramente le grosse manifestazioni, andando in famiglia, pescatore, pescatore, dealer: guardi che dobbiamo manifestare e occupare, se no noi qui ci mandano via di casa nostra. Così abbiamo iniziato queste grosse lotte. Per disgrazia ci è andata la destra a comandare quel governo. Abbiamo fatto una grossa manifestazione, ci hanno preso in giro dicendo queste parole: guardate, è tutto pronto, tutto fatto, l'indennizzo che voi avete cercato è tutto risolto. E abbiamo bloccato, diciamo, le basi NATO, che non è facile. Ci sono 150 aerei, ci sono 120 navi, ci sono 9.000, da 9.000 a 15.000 militari. E queste costavano caro a loro. Abbiamo fatto questa manifestazione con tutte le marinerie. E ci hanno accordato, come nel film, 2 anni di indennizzo arretrati e basta. Allora ci siamo divisi, le due marinerie, Sant'Anarese e Teulada, per il motivo che Sant'Antioco e le altre marinerie non hanno voluto fare questa lotta perché era una lotta lunga. Abbiamo proseguito allora le due marinerie, Sant'Anarese e Teulada. Beh, per 2 anni, abbiamo manifestato per 2 anni consecutivi senza farle sparare un colpo e noi senza fare una giornata, giorno e notte manifestando a mare con le barche. Abbiamo fatto 4 blocchi navali che costava miliardi e miliardi ogni blocco navale che venivano lì e non sparavano. Ecco. Siamo andati a Roma, abbiamo contrattato con il sottosegretario Salvatore Cicco, ci ha detto: guardate, tutto a posto, entro, e io l'ho dato un termine, entro 10 giorni, se non la cosa è firmata, noi torniamo a scendere in campo. Vai tranquillo, tutto a posto. Andiamo a casa, però abbiamo sempre tenuto il presidio quei 10 giorni. Entro 10 giorni non è arrivato niente, arrivano di nuovo le forze armate, testinglori, a sparare lì.
poco vivo, no? Che non mica poco vivo. E siamo rimasti 15 giorni bloccando le navi lì, 150 navi, 100, i 120 navi, 150 aerei, eccetera. E costava soldi allora. No, no, nemmeno un colpo. Per 2 anni nemmeno un colpo, nemmeno un colpo. E automaticamente abbiamo chiesto allora che veniva personalmente, non Salvatore Cicco perché ci ha promesso e ci ha ingannato. Questo era, diciamo, di Forza Italia, e tu era sardo Salvatore Cicco, no? Che ci dava una mano, ma una mano per affogarci, non per altro. Allora noi abbiamo chiesto, non di Salvatore Cicco, ma bersì dal ministro, il ministro Martino, di venire personalmente, non noi a Roma, ma lui a bordo a noi, in barca, per contrattare. E così è successo. Sì, è venuto Salvatore Cicco, ma in veste del ministro. Abbiamo contrattato a bordo, automaticamente le nostre richieste sono state accolte. Dopo un mese siamo andati noi dopo a Roma, abbiamo firmato l'accordo e abbiamo ottenuto 15.000 euro all'anno di indennizzo, non più 60.000 lire al giorno, 30 euro al giorno, e più la firma della bonifica che noi abbiamo chiesto, più di 30 miglia di costa bonificata, e la firma è stata fatta, però non è stata eseguita dopo, dicendoci che era impossibile fare questa bonifica perché costava molto cara, che era meglio farci a tutti noi pescatori e metà della Sardegna una villetta in Tunisia più di non bonificare. Ecco, anche questo è stato un appresamento in giro. Adesso vorrei tornare un po' indietro per il film. Quando avete visto "Oggi è la giornata più bella della mia vita", era vero, era vero, perché abbiamo bloccato quei carri armati che stavano partendo per l'Iraq a fare la guerra, per me era per fare la guerra, li hanno bloccati e hanno fuso 4 carri armati, 4 di quei millepiedi, li chiamo, quei camion grossi, no? Hanno fuso e non sono potuti partire per l'Iraq perché non si sono potuti addestrare. Per quello ho detto dopo, questa è la giornata più bella della mia vita, era vero, almeno quello fatto.